Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova puntata di Europa Vicina, programma realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna. Vado subito a presentarvi il nostro ospite di questa sera, ovvero l'ingegnere Mario Porcu, presidente della Sotacarbo. Benvenuto ingegnere. Grazie. Allora. Uh, come lei saprà, se qualche volta gli è capitato di seguire Europa Vicina, in questo programma parliamo principalmente dei temi legati al lavoro, al PNRR, parliamo inevitabilmente anche di energie e uh, tutto ciò che ruota intorno al, alle energie rinnovabili e, e diciamo anche energie vecchia scuola. Allora cominciamo dalla sotacarbo. In questo programma io ho avuto il piacere un anno fa nell'edizione passata di Europa Vicina di avere come ospite l'ingegner Pettinau, che è il vostro direttore tecnico. Eh, con il quale abbiamo affrontato diverse tematiche relative alla sota carbo. Vorrei partire con lei però da una novità, da un'importantissima anzi novità che riguarda un finanziamento di 12 milioni di euro. Eh, stiamo parlando di finanziamenti che provengono dal Fondo di Coesione Sociale e che vedrà coinvolta anche una uh, parte della grande miniera di Serbariu una parte che verrà riconvertita per fare il polo eh, dell'idrogeno se non sbaglio. Sì, ehm, esatto. Carbo ha partecipato a un bando nazionale eh, da col Ministero della, per lo sviluppo della coesione sociale. E, e, si è classificata molto bene perché è arrivata a terza a livello nazionale su un progetto che vale circa 12 milioni di euro e che prevede eh, la ristrutturazione di un vecchio edificio della miniera di Serbario, esattamente l'ex ufficio tecnico, eh, con. Ehm, un fabbisogno di costi di circa 3 milioni e mezzo per la costruzione dell'edificio e i restanti 8 milioni e mezzo saranno de destinati all'organizzazione di un polo tecnologico, di un centro di laboratori tecnologici con impianti e strumentazione molto avanzata per lo sviluppo delle tecnologie più innovative per la produzione dell'idrogeno verde. In questo contesto Sotacarbo, devo dire, ha esercitato un ruolo importante perché è riuscita a portare nel territorio 12 milioni di euro che saranno utilizzati, come dicevo, in parte per ristrutturare un vecchio edificio, in parte per infrastrutturare, e il Centro Ricerche Sotacarbo e completarlo nell'organizzazione dei laboratori e farlo diventare uno dei poli più importanti e più attrezzati per quanto riguarda l'innovazione tecnologica nel settore dell'energia rinnovabile. E noi e fa seguito questa attività a, ad altre attività che sa, sono state programmate, che saranno realizzate, spero queste sono ancora da definire nell'ambito del Just Transition nel quale noi abbiamo presentato progetti per 56 milioni di euro complessivamente, esattamente sono sei progetti particolarmente innovativi nel recupero dei materiali di scarto come le plastiche per la produzione di un gas e quindi dell'idrogeno derivato dalle plastiche per la produzione di combustibili liquidi dall'idrogeno. Come per il metanolo. Come il metanolo, il metiletere e altri combustibili come la produzione di anidride carbonica catturata dall'atmosfera con eh, tecnologie particolarmente innovative, efficienza energetica e, e utilizzo della geotermia che sono le energie che sono contenute nelle acque sotterranee eh, che hanno temperature che possono essere utilizzate quindi con un recupero energetico particolarmente importante. Quindi Sotacarbo valorizza e, e, e incrementa il suo ruolo di polo di eccellenza a livello non ter solo territoriale ma regionale e nazionale e internazionale. Infatti proprio su questo avevamo ragionato anche nell'edizione precedente di Europa Vicina, ovvero sul fatto che Sotacarbo, e giustamente come diceva l'ingegnere, rappresenta un polo di eccellenza per quanto riguarda la ricerca. E noi siamo molto fieri ed orgogliosi che tutto questo si trovi a Carbonia nel Sulcis Iglesiente, anche se a onor del vero bisogna dire che Sota Carbo è paradossalmente più conosciuta eh, fuori a livello internazionale e mondiale piuttosto che mh, in casa propria. E, mh, Soprattutto in questo momento storico particolare in cui stiamo pagando la forte dipendenza uh, dal gas della Russia uh, si pone ancora di più al centro l'importanza di un polo come Sotacarbo. Grazie ai progetti di Sotacarbo infatti potremmo, lo dico volgarmente, fregarcene per dire così del gas della Russia e procedere spediti con l'autoapprovvigionamento delle risorse eh, energetiche. Beh, Sotacarbo lavora per il futuro. Eh, non c'è dubbio che Sotacarbo eh, ha ricercatori e scienziati di livello importante a livello internazionale. Io la settimana credo, prossima dovrei andare in Argentina a firmare un accordo di collaborazione con l'Università di Buenos Aires all'Ambasciata Italiana di Buenos Aires. E abbiamo sottoscritto accordi internazionali con uh, la Spagna, con, uh, con gli Stati Uniti, con il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, con i quali abbiamo collaborazioni che riguardano lo sviluppo delle tecnologie nel settore energetico per i prossimi 15, 20, 30 anni. Non c'è dubbio però che Sotacarbo ha al suo interno anche competenze di tipo ingegneristico che possono essere, potrebbero essere utilizzate a livello regionale come consulenze in, utili a individuare strade e opportunità anche nel breve periodo. La crisi energetica eh, internazionale che ha acuito enormemente il problema perché prima abbiamo affrontato la crisi energetica eh, relativamente al fatto che bisognava ridurre le emissioni di anidride carbonica. E quindi c'era una programmazione a livello e c'è una programmazione a livello comunitario che prevede che nei prossimi 30 anni, cioè al 2050, siano eliminati i combustibili fossili. E quindi era stata fatta tutta una programmazione che prevedeva di gestire questa transizione energetica utilizzando nuove tecnologie quali quelle a cui lei faceva riferimento come l'utilizzo dell'idrogeno, che è un vettore energetico che si può ottenere. Con tecnologie conosciute, eh, ma utilizzando a, a, come fonte energetica i combustibili fossili. E oggi produrre l'idrogeno eh, cosiddetto verde, cioè utilizzando le energie rinnovabili, costa tre volte quello che costa l'idrogeno, un, un, una unità eh, energetica di idrogeno eh, rispetto a, a, a quello che costa appunto produrla con i combustibili fossili. Quindi, il problema e l'obiettivo dello sviluppo e dell'utilizzo di nuove tecnologie è quello di ridurre i costi di produzione dell'idrogeno verde. Che differenza c'è tra l'idrogeno cosiddetto grigio e idrogeno verde? Lo spieghiamo per i telespettatori. Sì. L'idrogeno grigio è quello che si utilizza producendo, eh, utilizzando l'energia fossile, cioè il carbone, il gas o il petrolio. L'idrogeno verde è quello che si produce che si ottiene utilizzando le cosiddette energie rinnovabili, cioè il fotovoltaico, l'eolico o l'energia rinnovabile e idroelettrica. E siccome quando si parte da, da una quantità energetica per arrivare alla produzione di idrogeno mediamente si ottiene il 50% dell'energia, se io parto dall'energia fossile ottengo un costo e comunque continuo a produrre energia. Eh, anidride e quindi ho delle, dei problemi a livello di mutamenti climatici. Certo. Se io utilizzo l'energia verde ho un costo molto più alto, ho vantaggi a livello di mutamenti di surriscaldamento terrestre. Quindi noi dobbiamo sviluppare tecnologie che consentano di ridurre il costo della produzione di idrogeno verde, che ecco. non è climalterante. Prego. No, volevo dire che c'è, eh, se non ho capito male, un progetto in essere che riguarda proprio la trasformazione dell'idrogeno in altri eh, elementi liquidi eh, di tipo alcolico che possono essere impiegati eh, in innumerevoli campi, dal tessile a tanti altri eh, campi. Beh, allora, noi abbiamo diversi progetti. Uno di quei progetti eh, che noi... Eh, abbiamo chiesto, abbiamo programmato di poter finanziare col Just Transition è appunto quello che prevede di ottenere l'idrogeno verde e attraverso la miscelazione dell'idrogeno verde con l'andride carbonica si può arrivare a ottenere dei combustibili liquidi come il dimetileteno, il metanolo o addirittura il metano che poi possono essere utilizzati nel, nei vari sistemi industriali per la produzione di energia elettrica o di energia termica. Uno dei problemi delle energie rinnovabili, cioè il vento e il sole, non sono sempre disponibili. Il sole la notte non c'è... Conservabili? Il sole e no, la notte non c'è, il, il vento non c'è sempre, quindi il problema è l'accumulo di queste energie. Esatto. Uno dei modi per accumulare le energie cosiddette non programmabili, che sono il vento e il sole, è, è ad esempio quello di trasformarle in idrogeno. L'idrogeno è un combustibile gassoso, liquido, a seconda della pressione con la quale si decide di conservarlo e quindi può essere utilizzato quando serve. Quando noi accendiamo la lampadina vogliamo poterla accendere in qualunque ora del giorno Obvio. o della notte. Certo. E se noi avessimo solo l'energia solare, se non avessimo ad esempio le batterie, la notte non ce l'avremmo. Quindi il problema è l'accumulo. E quindi l'idrogeno può essere un vettore energetico che risolve il problema dell'accumulo. Altri sistemi sono le batterie statiche, che sono quelle che oggi sono largamente disponibili, ma hanno problemi di smaltimento delle batterie stesse quando vengono, sono, si esauriscono e quindi continueremo ad avere problemi non di tipo ambientale, ma di tipo, eh, di tipo spazio come spazio per poterli stoccare, cioè. stoccare in discariche adeguate. Quindi il problema dell'energia è un problema complesso che va gestito con scelte complesse e con una programmazione di medio-lungo periodo che deve essere fatta non sempre è stata fatta Ingegnere mi dà il la come si suol dire, per eh, um, raccontare un breve aneddoto che ho seguito um, tramite un'inchiesta giornalistica uh, fatta con dei, degli esperti del settore. Un uh, ingegnere, comunque un esponente, se non ricordo male, del CNRR, qualcosa del genere, ha aperto le porte di casa propria alle telecamere. E ha, fatto, ha fatto vedere come lui riceve una bolletta elettrica di 50 euro la, la, anche adesso che c'è stato il picco massimo degli aumenti e nella sua cantina ha degli accumulatori di energia dove appunto ha spiegato che conserva l'energia che quando la natura lo permette accumula per il consumo della sua famiglia, della sua abitazione. Ne accumula talmente tanta che quei 50 euro che dovrebbe pagare addirittura si azzerano e eh, anzi eh, guadagna, eh, anziché spendere, anziché pagare, guadagna da questo, da questo sistema perché in realtà immette energia nella rete. Un'altra uh, un scoperta, per me scoperta, dico perché non sapevo dell'esistenza di questo progetto, lei ha nominato le batterie. Le batterie che uh, hanno costi per quanto riguarda lo smaltimento, anche procurare litio e tutto ciò che serve, non è proprio compatibilmente, non è compatibile diciamo, con il rispetto dell'ambiente. Ebbene, questo progetto si è sviluppato con delle batterie che funzionano con il comune sale da cucina. E magari se si procede verso questa direzione in tempi non così lontani, speriamo si può eh, sperare davvero di contrastare eh, il forte impatto ambientale. Ma il problema dell'energia è duplice: ehm, c'è un problema di disponibilità dell'energia nelle quantità che servono e quando ci serve, come dicevamo poco fa. E poi c'è il problema dell'energia che riguarda il costo dell'energia. Il problema dell'energia di quanto ci serve e come ci serve può essere risolto come ha detto lei. Poi un giorno la inviterò a venire a casa mia e si rende conto che anche io ho un sistema di quel tipo. Cioè io l'ho risolto con, installando i pannelli fotovoltaici e poi utilizzando un sistema di accumulo con batterie a litio che consentono di avere una quantità di energia. Sufficiente. Ed effettivamente anche io ho notato che pago 50-60 euro di bolletta. Eh, se noi utilizzassimo questo sistema con incentivi adeguati, sia, oggi esiste un incentivo per l'installazione degli impianti fotovoltaici che è, circa il, che è il 50% come sconto sul, sì. sul fiscale, come credito fiscale. Se io fossi il presidente della regione Sardegna stabilirei di utilizzare un dare a disposizione un ulteriore incentivo del 20-30%, dipende dalle risorse che vogliono essere stanziate, per incentivare tutti i tetti della Sardegna delle famiglie singole affinché installino nella loro abitazione gli impianti di produzione di energia. Avrei due vantaggi. Il primo è che produrrei una quantità di energia sufficiente per ridurre l'utilizzo dei combustibili fossili. In Sardegna, come, in Sardegna noi oggi produciamo il 70% dell'energia elettrica da carbone e come sappiamo il carbone è uno dei primi combustibili che dovrà addirittura il 2025, ma la crisi energetica attuale, dovuta alla guerra in corso in Ucraina e comunque la crisi mondiale della disponibilità di materie prime per la produzione di energia determinerà probabilmente uno slittamento. Però, Ripeto, se io fossi il Presidente della Regione Sardegna darei un incentivo per consentire alle famiglie di installare dei, dei pannelli fotovoltaici, ad esempio sui tetti delle case, lasciando nelle tasche dei cittadini sardi qualche, qualche diverse centinaia di euro all'anno. Quindi è un modo per dare maggior disponibilità di energia elettrica, fare un passo, un cammino più veloce verso la transizione energetica meno inquinante e quindi anche agevolare e ridurre la bolletta. A carico delle famiglie. Quindi questo è. Prego. No, volevo dire, volevo dire questo. Lei giustamente pone l'accento la, la, sull'importanza uh, degli impianti per la produzione delle energie rinnovabili e uh, ci sono in Italia, questo l'ho detto anche in un'altra puntata di Europa Vicina, 400 impianti per energie rinnovabili fermi al palo che esistono ma non possono essere messi. Uh, non possono essere utilizzati perché mancano le autorizzazioni, credo da Terna uh, probabilmente dovrebbero arrivare le autorizzazioni, sta di fatto che uh, in un momento storico particolare come questo è impensabile uh, mantenere gli stessi tempi della burocrazia che avevamo anche soltanto due anni fa, per dire. Come si può uh, superare questo impasse? Beh, è uno dei problemi che è attuale ed è anche urgente, direi che è un'emergenza. Oggi per avere un'autorizzazione per un impianto fotovoltaico di media potenza, cioè che supera i 10 MW, ci vogliono dai 3-4 anni. Per ottenere autorizzazioni su impianti eolici dipende dalle regioni dove si va a presentare il progetto, ma ci vogliono addirittura 6, 7, 8 anni. E questo dipende dal fatto che oggi le cosiddette conferenze di servizi prevedono la presenza di non so esattamente quanti ma forse tra i 10 e i 15 enti regionali dei quali ognuno può mettere un vetto o chiedere ripetutamente integrazioni o spiegazioni su alcune, su alcune scelte progettuali che sono sì. state presentate e ogni volta si perdono mesi e anni. Quindi questo è il problema della burocrazia italiana. Recentemente è stata introdotta una modifica a livello governativo con un recente decreto che prevede che gli impianti di un, che superano una certa potenza non siano più soggetti a una valutazione di impatto ambientale regionale ma sono accentrati a livello ministeriale. E questo è uno dei, dei problemi perché se noi dobbiamo accelerare la transizione energetica verso le fonti rinnovabili eh, dobbiamo ridurre i tempi delle autorizzazioni certo. eh, quindi il numero di impianti che lei ha citato eh, in alcuni casi sono, sono anche eh, determinati dal fatto che c'è un conflitto tra lo Stato e le regioni recentemente la Regione Sardegna ha impugnato un decreto legislativo che prevedeva eh, il sistema, che riguardava il sistema energetico della sì. Sardegna, eh, che, che riguardava il metano, che riguardava sì. l'installazione di fonti di impianti rinnovabili, che riguardava le cosiddette le gasiere da, esatto. da installare da, nei, nei porti di Porto Vesme e di Porto Torres. La Sardegna ha perso, cioè il TAR ha detto che la Sardegna non sì. aveva ragione di impugnare questo decreto. In realtà io credo che la Sardegna debba avere nei confronti del governo un atteggiamento più uh, trattativista comunque più propositivo, nel senso che lì c'è un problema di costituzionalità per cui la Sardegna a livello politico ha fatto bene a sollevare questo problema perché non è stata, è, non è stata coinvolta nelle scelte, però poi a, a, in conclusione nella, nella situazione più pratica che riguarda poi gli interessi reali della Sardegna, secondo me credo che gli assessorati competenti o la regione Sardegna come istituzione dovrebbe aprire un tavolo di trattativa certo. col governo e dire ok posso anche diventare una piattaforma energetica a livello nazionale perché io ho la materia prima che il sole e il vento, però che vantaggi possono arrivare ai sardi o uno sconto sulla bolletta eh, posso incentivare, come dicevamo prima, l'installazione di impianti nelle singole famiglie per lasciare di più soldi in tasca agli italiani? Quale porzione di territorio voglio lasciare a disposizione della piattaforma energetica di interesse nazionale? Cioè, forse dovremmo essere più propositivi anziché dire no, non vogliamo gli eh, impianti sì. offshore, non vogliamo le paleoliche, non vogliamo il fotovoltaico. E noi ingegnere abbiamo pagato pesantemente la politica del no a tutto. Ce l'abbiamo visto anche per esempio con il caro vecchio famoso Galsi. Quello forse oggi ci avrebbe salvato in una situazione contingente come questa, dico forse, però intanto avremmo avuto un approvvigionamento diverso. Parliamo, parliamo, proprio di, parliamo di metano. La Sardegna è l'unica regione a non avere il metano eh, in tutta Italia. Ecco, dobbiamo vedere il metano ancora come un combustibile fossile, quindi speriamo che ce lo diano anche a noi per un breve tempo di transizione, oppure dobbiamo mm. guardare oltre, per esempio all'idrogeno. Dobbiamo fare tutte e due le cose. Eh, L'idrogeno, come dicevo prima, è ancora un vettore energetico che costa molto cioè l'idrogeno certo. verde, perché se uno vuole andare verso la transizione ecologica e energetica deve puntare all'idrogeno verde. Certo. Come si produce l'idrogeno lo sappiamo, è un sistema industriale di elettrolisi e il problema è ridurre i costi. Dobbiamo però, eh, noi abbiamo bisogno dell'energia oggi. Eh già. Eh, come dicevo prima, la, la programmazione europea eh. prevedeva prima che al 2050 non potessero più essere utilizzati i combustibili fossili. I combustibili fossili sono il carbone, il metano e il petrolio. Eh, recentemente la Commissione europea ha modificato le, le proprie decisioni includendo anche il metano e il nucleare tra le cosiddette energie compatibili con l'equilibrio ambientale. Con la sostenibilità ambientale, quindi il metano che prima poteva essere utilizzato fino al 2050, e comunque 30 anni vanno, vanno, vanno vissuti, vissuti. E oggi può essere programmato come utilizzabile anche dopo il 2050. La Sardegna oggi ha un costo dell'energia più elevato della media nazionale, non tanto per quanto riguarda il kilowattora elettrico, quanto per quanto riguarda l'energia primaria, perché non avendo noi la disponibilità del metano. Il gas che utilizziamo lo paghiamo mediamente tra il 30 e il 40% più caro della media nazionale e quindi questo appesantisce la competitività del sistema industriale regionale, uno dei problemi ce l'abbiamo qui, l'euroallumina ha bisogno di, 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 di calore, quindi utilizza, producibile col, col metano, sì. ma se non c'è il metano a costi competitivi ovviamente l'azienda non è competitiva, è uno dei problemi che... In qualche modo si sta cercando di risolvere. Anche se c'era stato un progetto per quella centrale termoelettrica? Beh, L'Euralumina eh, aveva pro, proposto. Per, per l'autoapprovvigionamento. Sì, però L'Euralumina aveva proposto una centrale a carbone da circa 40 megawatt, eh, anzi da 70 megawatt, mentre il suo fabbisogno energetico è l'equivalente di 30-35 megawatt e ecco, Ovviamente rispetto alla programmazione delle riduzioni delle emissioni di anidride carbonica, questa programmazione di una centrale piccola a carbone dedicata a uno stabilimento non sarebbe compatibile, quindi credo che, non sia, che sia, eh, abbiano fatto bene a non dare quell'autorizzazione. Quella Oggi il problema dell'euralumina lo vorrebbero risolvere con la famosa gasiera che si dovrebbe installare nel porto industriale di Porto Scuso. Anche se, ingegnere, alla fine, eh, per quanto riguarda la produzione dell'euralumina parliamo di olio combustibile? No, l'euralumina utilizzava prima l'olio combustibile, adesso dovrebbe utilizzare il metano. Come diceva lei è stato un errore non realizzare il, il gasdotto dall'Algeria all'Italia, tant'è che oggi noi utilizziamo un gasdotto che passa attraverso la Sicilia per portare il, il metano algerino in Italia, che oggi sta sostituendo gradatamente il gas russo che dal, dal, 70, dal 40% si è ridotto a circa il 10% del fabbisogno nazionale. Eh, però anche la forte dipendenza da un singolo paese, che si chiami Russia o che si chiami Algeria, non è un grosso vantaggio. Quindi, noi dovremmo, eh, per quanto riguarda il gas, incentivare la produzione diciamo, nazionale, nell'Adriatico, anche nel, nel, nel Tirreno ci sono stati, sono stati individuati diversi giacimenti, ma la politica del no, come diceva lei, ha impedito di utilizzare le risorse nazionali. Dovremmo diversificare come stiamo facendo le fonti, le fonti di approvvigionamento su sì. diversi stati, quindi riducendo il rischio di avere una crisi con un fornitore che mette in ginocchio esatto. l'economia nazionale. Dovremmo potenziare la quantità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. In Sardegna. Per sostituire il carbone, che oggi è il 70% per la produzione di energia elettrica, dovremmo installare tra i 5.000 e i 7.000 megawatt di energie rinnovabili, che possono essere ottenute in diversi modi. Una gran parte potrebbe essere utili prodotta utilizzando i tetti della Sardegna, come dicevamo prima, un'altra sì. parte potrebbe essere prodotta con l'eolico di alta potenza ormai un, un palo i pali dell'energia di produzione di energia eolica che sono installati a portovesme sono da 2,3 megawatt oggi ci sono i pali da 5 megawatt in che vuol dire che io prima dovevo mettere due pali oggi ne devo mettere uno quindi certo. l'occupazione del territorio si riduce notevolmente il problema è come dicevo prima la soluzione è Programmare, cioè fare dei programmi che tengano conto delle esigenze del sistema economico della Sardegna e delle esigenze di tutela ambientale del territorio della Sardegna. Perché noi non dobbiamo rinunciare a essere una regione fortemente. Eh, sviluppata dal punto di vista dell'economia del turismo ma non dovremmo rinunciare neanche a quell'industria che è compatibile con la sostenibilità ambientale. Sono molto d'accordo con lei su questo punto. Eh, si è sempre invece voluto mettere le due parti a contrasto tra loro e, e questo è stato un altro errore insieme alla politica dei no tra chi ha, composto la fazione di pro al turismo e quelli invece pro industria. In realtà tutto questo non ha ragione d'essere, anche perché oggi eh, l'industria cosiddetta green esiste, ci sono i sistemi per, eh, se non azzerare, diminuire notevolmente l'impatto ambientale dato dalle emissioni delle industrie, delle fabbriche, per cui veramente è un problema che non, non ha ragione di essere discusso nel 2022. Si può vivere di turismo, si può vivere di industria, anzi si deve vivere di entrambi eh, le cose anche perché eh, studi alla mano hanno dimostrato che comunque sia eh, da qui a, diverso, a diversi anni il turismo non potrà comunque garantire lo stesso numero di buste paga che eh, fino a qualche anno fa garantiva per esempio il polo industriale di Portovesma, ma questo discorso può essere esteso a tutta la Sardegna e agli altri centri industriali che insistono nella nostra isola. Volevo farle un'altra domanda a proposito di dipendenza da altri paesi, ingegnere. Eh, è possibile che puntando sull'elettrico si diventi eh, poi dipendenti dalla Cina? Mm. Allora, dalla Cina oggi siamo dipendenti per quanto riguarda alcune materie prime che sono indispensabili per costruire i pannelli fotovoltaici, che sono le cosiddette terre, il silicio, eccetera, eccetera. E oggi l'industria europea è in grado, e anche l'Italia si sta organizzando per produrre pannelli. E una volta che noi abbiamo i pannelli, non siamo dipendenti, diventiamo autosufficienti per produrre, dal punto di vista della produzione di energia elettrica. C'è una visione oggi contrastante tra i due grandi enti nazionali che sono ormai delle multinazionali, l'ENEL e l'ENI. L'ENEL dice che dobbiamo andare elettrico, cioè produciamo più elettricità possibile da fonti rinnovabili che sono energia solare, energia del vento idroelettrico oggi comincia anche a prendere corpo l'energia prodotta dal, dal, dal mare, dai moti ondosi, sì. e, mentre Leni dice andiamo più a gas. E questo problema riguarda anche la Sardegna in qualche modo, perché uno dei, degli obiettivi eh, che riguarda la politica energetica nazionale più recente era quello di dire chiudiamo le centrali a carbone. In Sardegna se chiudiamo le centrali a carbone serve quella potenza, oggi abbiamo Porto Torres e Porto Vesme che sono indispensabili, due centrali che sono indispensabili per garantire la sicurezza del sistema elettrico regionale. La programmazione prevede che le due centrali vengano trasformate a gas, l'Enel dice io non ci penso nemmeno. Di trasformare la centrale di Portofesme a gas, tanto che l'ENEL ha deciso di installare a Portofesme 500 MW di batterie in sostituzione dei circa 500 MW della centrale. Quindi eh, se noi andassimo completamente a elettrico in Sardegna, vuol dire che eh, siccome in Sardegna ci sono circa 800.000 famiglie, considerando una, una potenza impegnata di 3 kW a famiglia mediamente, Vuol dire che dovremmo raddoppiare 8x3 fa 24, sono 2400 MW, eh, che, che è moltissimo per, per avere 2400 MW a elettrico costante, come ci serve considerato che l'energia rinnovabile si riduce circa un quinto per le ore di disponibilità Italia vuol dire che dovremmo installare circa 7000 megawatt di rinnovabili cioè dovremmo avere impianti in ogni... dovremmo avere dove. impianti e lì torniamo al discorso che facevamo prima dove li metto se io incentivo l'utilizzo dei tetti che sono disponibili sia pubblici che privati riduco moltissimo l'occupazione del territorio se io programmo... Dove, quindi cioè è una programmazione necessaria è un tema certo, complesso, non, non si può si improvvisare, non solo... Ma siccome noi abbiamo eh, che le decisioni comunitarie ci impongono anche certe scelte a livello sì. perché prevedono che al 2030 noi dobbiamo avere il 70% dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, se noi non lo facciamo, queste decisioni comunque ci capiteranno addosso, le subiremo. Quindi o noi ci organizziamo per gestire la transizione energetica ed ecologica in base, a, tenendo conto delle esigenze del nostro sistema sociale ed economico, che garantisca quell'equilibrio tra sistemi industriali, turismo, agricoltura, eccetera, altrimenti noi saremo costretti a subire decisioni di altri e arriveremo a una certa data per cui o avremo poca energia ah. o la pagheremo moltissimo. Sì fermo restando che se noi non siamo così lungimiranti da sostenere anche lo sviluppo delle tecnologie tornando al discorso iniziale che riguarda sotto carbo che possono eh, garantire e mantenere la competitività del sistema industriale ed economico non della Sardegna ma dell'Italia, saremo perdenti a livello globale, certo. quindi perderemo competitività e quindi diventeremo tutti più poveri e. diventeremo un paese che non è più la sesta potenza industriale del mondo, ma insomma una cosa un po' meno, eh, meno, meno gradevole per tutti. No, quindi noi abbiamo il dovere di sollecitare il sistema, il decisore politico che fa la programmazione e decide dove vanno le risorse, eh, o perlomeno di dare il nostro contributo e indicazioni affinché le decisioni che, che sono, sono prese siano più o meno lungimiranti, quindi più o meno confacenti all'interesse generale. Noi ci siamo messi, io ho avuto modo di parlare col Presidente della Regione Sardegna che è stato molto sensibile rispetto a questi argomenti, però poi bisogna trasformare la disponibilità in decisioni concrete perché altrimenti non, non si risolvono i problemi. Quindi, queste tematiche sono molto complesse, non sì. possiamo dividerci tra tifosi dell'energia esatto. solare o tifosi dell'energia oppure difensori del sistema industriale. Inquinante. Come spesso accade? Dobbiamo essere pragmatici e, e mettere al primo posto l'interesse generale, qualche volta avendo anche la capacità di capire che difendere sistemi industriali, che sono ormai obsoleti o superati dal dalle tecnologie a livello globale, quindi non più competitivi, significa difendere l'assistenzialismo, ma non puntare a un futuro di competitività cioè, e di, di, di maggiore ricchezza che ci riguarda tutti noi e il è futuro di Ed è proprio quello che invece va scongiurato, cioè vivere di assistenzialismo anziché di lavoro. Di lavoro, ecco, sostanzialmente. Torniamo un attimo alla Sotacarbo, ingegnere. E, eh, abbiamo parlato di, si parla di decarbonizzazione ed è proprio in questo contesto che eh, SotaCarbo assume un ruolo centrale e determinante ancora di più in questo, in questo eh, momento storico. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Mm. Sotacarbo fa il suo ruolo che è quello, come dicevo, duplice in questo caso. Il primo ruolo è quello di ricercatore e l'altro ruolo è quello di consulente, di informatore, di divulgatore di quelle che sono le opportunità tecnologiche che riguardano il futuro a medio e lungo termine. Per quanto eh, riguarda la, la, la ricerca, Sotacarbo eh, ha dei progetti particolarmente interessanti anche... Nel, nel sistema di sviluppo tecnologie di idrogeno o di altri combustibili liquidi. Non solo, ma eh, lo facciamo in un modo anche che io riputo molto interessante per quanto riguarda le potenzialità di sviluppo della Sardegna e di questo stesso territorio. Il Just Transition, ad esempio, è una misura europea, per tornare al, all'argomento della sua trasmissione, che è, ha stanziato Uh, circa 500 milioni, un po' di meno poi per il Sulcis e circa 700 milioni per le, zone, per le cosiddette zone depresse italiane, sì. una è Taranto e una è il Sulcis. Sì. Questi soldi vengono stanziati per favorire la riduzione del gap infrastrutturale, sociale, economico di questi territori. E I progetti che noi abbiamo uh, proposto come finanziamento e spero che a breve la Regione Sardegna decida anche con quali modalità. C'è qualche ritardo su questo versante perché è già quasi... passato un anno. C'è qualche che... ritardo soprattutto perché devono essere spese entro il 2026. E, poi probabilmente e quando lo... si parla di queste cose glittare, domani. No, sì, è domani perché i progetti hanno un arco temporale di attività che riguarda 3-4 anni. E quindi direi che siamo al limite dell'arco dell temporale disponibile. Ma eh, in questo caso, eh, la Regione Sardegna, per quanto riguarda il Just Transition, riguarda il Sulcis, deve decidere attraverso quali modalità e attraverso quali eh, strutture, anche regionali, eh, deve essere gestito eh, questo finanziamento imponente, perché non è poca cosa e l'obiettivo appunto è quello di il nostro almeno è quello di creare eh, sviluppo di nuove tecnologie coinvolgendo eh, soggetti economici e imprenditoriali del territorio o comunque regionali con i quali eh, l'impegno è che noi che siamo portatori di finanziamenti pubblici sviluppiamo tecnologie, noi società di ricerca non abbiamo eh, la missione di, di commercializzare o sviluppare a livello industriale le nuove tecnologie, i nuovi brevetti che potranno derivare da questa ricerca ma li permetteremo a disposizione attraverso il rapporto di collaborazione con alcuni sistemi industriali anche importanti della Sardegna che si impegnano a ubicare nel territorio le attività produttive di commercializzazione. Sto parlando di Saipem, sto parlando della IMI Remosa, sto parlando di Snam, quindi abbiamo rapporti di questo tipo con sistemi industriali importanti. Credo che questo sia un metodo per utilizzare le risorse pubbliche e che siano particolarmente importanti e, e, perché finalizzate appunto allo sviluppo di nuove iniziative economiche nel territorio, che è proprio lo spirito del Just Transition esatto. e dei fondi comunitari. Che sono oggetto degli delle, delle approfondimenti delle sue, delle, sue, delle sue trasmissioni e quindi il fatto che noi siamo in ritardo anche come regione Sardegna non è positivo no. perché noi abbiamo un problema strutturale che riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno che è la limitata capacità di spesa e di utilizzo dei fondi comunitari. Il fatto che noi siamo pronti a spenderli. Eh, credo che dovrebbe incentivare e stimolare eh, l'organizzazione istituzionale, gli assessorati o comunque la regione Sardegna ad accelerare sì, in anche, perché... anche perché il territorio ne ha bisogno. Certo, Presidente non solo il territorio ne ha bisogno ma ricordiamo anche che Sotacarbo è per il 97% eh, controllata dalla regione e il restante 3% da Enea, quindi stiamo parlando del governo del ministero, ecco Forse è proprio in virtù maggiormente anche di questo 3% che bisognerebbe eh, come dire confidare in una garanzia. Ma allora la, 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 la regione Sardegna ha fatto la sua parte per quanto riguarda la diciamo la sistemazione dei conti dei problemi finanziari della società. Sì. Da un anno a questa parte abbiamo stabilizzato sì. la situazione finanziaria e possiamo pensare al futuro. Adesso bisogna eh, consentire e accelerare le attività della società finalizzate alla realizzazione di progetti concreti. Il fatto che noi abbiamo portato in Sardegna 12 milioni di euro, perché li abbiamo portati noi sì. in Sardegna, partecipando a un bando nazionale e quindi contribuendo alla crescita e anche al miglioramento della vecchia miniera di Serbario in un rapporto ultra decennale che riguarda eh, appunto sotto carbo il comune di carbonia, eh, credo che sia molto positivo. Eh, dopodiché se noi riusciremo a far arrivare in questo territorio altri 50 milioni che riguardano, come ho detto prima, anche potenzialità di sviluppo di, di, di tipo imprenditoriale e quindi di occupazionale, credo che sia molto importante. Sotacarbo con queste risorse dovrà potenziare e incrementare anche la sua, il suo organico. Ingegnere, eh, risorse che potrebbero arrivare da dove? Beh, l'ho detto, cioè le risorse arrivano dalla... i 12 milioni li abbiamo presi. Stiamo iniziando i lavori, stiamo appaltando i lavori. Finanziamento nazionale. Finanziamento nazionale, quelli ce li siamo guadagnati con le nostre forze. Assolutamente. Eh, la Regione Sardegna ha ricapitalizzato la società con uh, 2 milioni e mezzo di sì. euro, ha stanziato per il prossimo triennio. Eh, devo dire anche grazie all'impegno dei, dei rappresentanti politici del territorio, i consiglieri regionali che sono impegnati molto per sostenere questo tipo di finanziamento, ha stanziato 2 milioni e mezzo all'anno per finanziare progetti di ricerca, se arrivano i 56 milioni di, del, del Just Transition, stiamo parlando di numeri enormi rispetto alla dimensione di Sotacarbo. Sotacarbo è una società che fino a un anno e mezzo fa aveva una, una, un ricavi per attività di ricerca intorno ai 3 milioni di euro Adesso siamo passati a, a 4,5 più i 12 milioni in tre anni, sono 4 milioni all'anno. Se arrivano i 50, cioè, voglio dire, stiamo parlando di una certo. crescita enorme di una società che può diventare non un polo <coughs> di eccellenza regionale, no. ma un polo di eccellenza nazionale ed europeo. Certo. cioè Forse non ci rendiamo conto che il centro ricerca e sotacarbo ha delle infrastrutture di ricerca che rappresentano un unicum a livello europeo. Il fatto che ci cerchino dall'Argentina, dagli Stati Uniti, dall'India, con la Cina avevamo fatto degli accordi che poi per la verità non sono stati perfezionati, ma adesso la geopolitica forse li complicherebbe, e dovrebbero farci rendere conto che eh, stiamo parlando di cose importanti. Forse a livello locale, come diceva lei all'inizio della trasmissione, non è così percepito, ma questo può essere anche colpa nostra che non trasmettiamo all'esterno le informazioni. Adeguate. Va bene, la, sulla, sulla comunicazione ci si può lavorare, si può recuperare sulla, sì, sulla certo. comunicazione ingegnere. Le faccio solo un'ultima domanda e poi le prometto che la lascio andare. Eh, è importante parlare anche di ricadute occupazionali nel nostro territorio e questa crescita esponenziale di Sotacarbo attraverso progetti importantissimi da cui derivano altrettanti finanziamenti importantissimi sicuramente avrà come conseguenza anche la necessità di incrementare le risorse umane. Oggi Sotacarbo conta 37 dipendenti, se non sbaglio, magari per un futuro si può pensare di incrementare questo numero. Non c'è dubbio, con l'aumento delle, delle attività eh, le risorse umane sono indispensabili. Eh, a breve noi faremo dei bandi perché occorrono quattro ricercatori, eh, stiamo parlando ovviamente di persone altamente qualificate, quindi di laureati. Eh, se arriverà il Just Transition, come dicevamo prima, stiamo parlando di un'altra dimensione. Quindi eh, oltre ad assicurare un livello di prestazioni nell'ambito della ricerca altamente qualificate, credo che nel suo piccolo questa realtà rappresenti anche un'opportunità per mantenere nel territorio eh, persone e, e capacità professionali altamente qualificate, quindi stiamo parlando come dicevo di ingegneri, di... Di dottorati di ricerca, ma è alla fine anche economia perché stiamo parlando sì. di 40-50 buste paga. Che comunque contribuiscono a, anche all'economia del, del territorio. E in un, in un territorio nel quale la crisi sociale, economica e occupazionale è drammatica, anche per le problematiche che stiamo vivendo nel polo industriale di Porto un posto di lavoro è, 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 impor è, importante, è importante. Quindi. Credo che questo percorso vada continuato indipendentemente da chi guida poi queste società. Il problema è che ci deve essere competenza, lungimiranza e ci deve essere anche un rapporto di collaborazione a livello di istituzioni eh, sia di management che di amministrazione regionale eh, e nazionale molto, molto, molto forte. Assolutamente, questo è ciò che eh, possiamo auspicare, che dobbiamo auspicare. Il nostro tempo a, di a nostra disposizione è terminato, Presidente. Eh, io la ringrazio per essere stato con noi, Grazie aver a risposto a, a, a tutte le nostre domande, a tutte le nostre curiosità che hanno riguardato la società Sotacarbo, ma non solo. Abbiamo un po' anche eh, esulato dalla, mh, dalla società Sotacarbo. Appunto, ringrazio ovviamente tutte voi e tutti voi che eh, avete voluto seguire questa puntata di Europa Vicina. Vi rinnovo l'appuntamento per la settimana prossima, sempre qui su Canale 40 alle 21 circa. Comunque, Dopo il telegiornale delle 20 e 30. Grazie ancora davvero a tutti per, per averci seguito. Arrivederci.